Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Oggi nuovo video in cui vi mostro all'opera l'ultima palette uscita in casa Dior Backstage, la numero 003, la Amber Neutral, questa palette stupenda. Adesso ve la faccio vedere meglio qua. Questi sono i colori stupendi. Vi lascio subitissimo alla realizzazione di questo trucco, labbra belle presenti, belle intense e luminose. Vi ho lasciato anche un'altra proposta per labbra più naturali. Adesso aspetto di sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi l'avete presa o se ci state facendo un pensierino. Palette fantastica, a mio avviso la qualità è davvero ottima. Mi dispiace per le dita disegnate che andranno via molto molto presto. Vi lascio quindi subito al video. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se vi va vi aspetto al prossimo. Ciao! Allora, ho già applicato i primer perché ne ho applicato diversi. Allora, questo per il viso, la base Pro di Lancôme. Questa base mattificante, quindi soprattutto nelle zone per me critiche. Poi nella zona del contorno occhi sono andata con questo prodotto di Smashbox, questo è il photo finish specifico per la zona del contorno occhi. Credetemi che la differenza è abissale veramente con questo prodotto e senza. Intanto prepara subito la zona e fa diventare subito molto molto liscia, quindi permette anche al correttore di stare meglio e di rimanere lì anche per più tempo. Aspettate che vi sistemo un attimino. Ok. E invece per gli occhi, quindi come base ombretto, ho utilizzato questa di MAC, la 24 ore, la base per l'ombretto di MAC. Adesso passiamo al fondotinta, quindi utilizzerò questo di Dior numero 2N Dior Backstage Face and Body Foundation. Questo fondotinta che secondo me è uno tra i fondotinta migliori che esistono per tutte le stagioni. È un prodotto secondo me fantastico da avere, assolutamente. Io mi trovo davvero benissimo, molto, molto liquido. È un fondotinta che non si sente, ma ha una durata estrema. Appunto, io adesso lo metto qua sul dorso della mano e vado a stenderlo con il pennello uscito sempre in collezione di Dior. Questo è il numero 12 e questo è il fondotinta. Quindi andiamo a stenderlo insieme, ma ve l'avevo anche già fatto vedere e lo vado a stendere con questo pennello. Vediamo di non fare disastri. Quindi dicevo, fondotinta leggero, non si sente sulla pelle, ha un effetto bellissimo. Diciamo che questo fondotinta, non, beh, fondotinta, questo pennello non è proprio tra i miei preferiti e probabilmente tornando indietro non lo prenderei. Sicuramente non con questo fondotinta, ecco, non penso dia proprio il meglio perché ho altre preferenze, ecco. Però l'ho provato in negozio, mi era piaciuto molto. Qui invece, con questo fondo, non tanto. Voilà, poi tolgo l'eccesso con la spugnetta che era uscita sempre in collezione. Questa qua, anche lei, diciamo che non è tra le mie preferite, rimane piuttosto duretta. E poi è terribile da lavare, rimane sempre un pelino macchiata, non torna mai bianchissima. Per cui, insomma, è uno di quegli acquisti che poi diciamo che tornando indietro non rifarei, ecco. Per ormai ce l'ho e qualche volta la utilizzo, ma credetemi che la prima spugnetta che vado a prendere non è lei. Anzi, se avete qualche dritta su come farla tornare bianca, per chi magari ce l'ha, me lo scriva qua giù e mi faccia sapere. Grazie. Poi, steso quindi il fondotinta, adesso passiamo ai correttori. Vado a utilizzare. Aspettate un secondo che mi vado a ripulire
la mano. Vado prima con il correttore Dior Skin Forever Undercover, questo di Dior sempre. Io ce l'ho in colorazione 022, non si leggerà mai, però fidatevi, è lo 022. E questo lo metto solo nella parte interna, qui, mentre nell'altra zona utilizzerò quello di Becca, illuminante. Vado con un pennello così, questo è di Neve Cosmetics per la zona del contorno occhi, specifico per il correttore. Passiamo quindi all'altro correttore, questo di Becca, che sto sempre continuando a prosciugare finché ce n'è, e lo metto qua per appunto illuminare. Ecco qua. Quindi base fatta, adesso fissiamo il tutto con la cipria, prendo questa di Charlotte Tilbury. La Airbrush Flawless Finish in colorazione 2N, quindi la medium, cipria favolosa, a mio avviso tra le migliori. Vado prima con un pennello di questo tipo, così. Questo è di Zoeva del numero 114, è proprio specifico, io almeno lo utilizzo. Inizio a intravedere un buchino, sono già disperata. E quindi vado a fissare. Ah, che ansia. Poi passiamo. Sì, dobbiamo assolutamente scaldare un po' le sopracciglia, le lasciamo per ultime. Allora, vado a fare contouring con la palette sempre della linea Backstage. Questa è la Contour Palette. Qui abbiamo appunto la descrizione del prodotto. Io vado a utilizzare questa cialda qua e vado con questo pennello che fa parte di un set di Real Technique. Questo è il Contour Fan Brush ed è fatto proprio così, vedete, proprio specifico per questa zona. Quindi prelevo la cialdina e mi permette proprio di fare questa linea che poi andrò a smorzare assolutamente, perché non la voglio così. Mi fa, come dire, da linea guida, ecco. Però io non amo il contouring definito. Vado anche un po' un pelino qua ai lati del naso per fare un miracolo, però magari un po' in foto aiuta. Invece con la terra che mi vedete utilizzare sempre, sempre di Dior, sempre, questa è dunque è la Dior Skin Mineral Nude Bronze, io ce l'ho in colorazione 04, non si legge niente, comunque questa terra che per me è fantastica. Vado con il pennello sempre di Zoeva 126, faccio un mix di tutte queste cialde. E poi vado a smorzare questo tratto, quindi me lo porto anche qua, quindi contorno tu chi sei. Ok, adesso vado a fare le sopracciglia e ci vediamo subito, subito dopo. Ecco qua, sopracciglia realizzate. Adesso vado a mettere un filo di gloss per idratare le labbra. Utilizzo questo Lip Maximizer di Dior, questo che è sa di menta, buonissimo. E poi andiamo a rimuoverlo dopo.
direi di passare subitissimo agli occhi. Ho intenzione di utilizzare l'ultima uscita in casa Dior Backstage. Sto parlando di questa bellissima palette. Lei è la numero, dov'è? Numero 03 e si chiama Amber Neutral. Non so se riesco a farvelo leggere da qualche parte perché è specchiato. No, penso proprio di no. Comunque, la palette è questa qua, stupenda. Questi sono i colori. Il primo è un primer che io non andrò a utilizzare, utilizzo il mio fidatissimo perché oggi devo uscire, quindi non so esattamente come sia. Andrò però ad utilizzarlo uno di questi giorni e vi faccio sapere. Gli altri sono dei colori a mio avviso stupendi, è una di quelle palette che secondo me possono essere utilizzate tutti i giorni, potete creare dal look semplicissimo a quello un pochino più intenso magari per la sera o anche per il giorno, insomma come siete abituati voi. Io l'ho utilizzata l'altro giorno e il trucco che ho realizzato vi è piaciuto tanto, quindi andrò proprio a ricreare quello se riesco a ricordare cosa ho utilizzato. E quindi direi di partire subitissimo. Tra l'altro, qua dietro abbiamo appunto la descrizione degli ombretti. E il primo colore, appunto, che vi ho detto è il primer. Poi abbiamo un illuminante e una polvere per. Ops, sto sbagliando qui, quindi siamo qua perché la vedo al contrario. Quindi il primer, un colore illuminante, quindi da utilizzare come punto luce sotto l'arcata all'angolo interno. Un colore opaco perfetto per scolpire, quindi per andare sulla piega come faccio io. E appunto i shimmer e i matte. Questa è appunto la spiegazione a grandi linee. Partiamo subito. Quindi vado appunto con il colore questo. Bellissimo champagne luminoso, quindi vado sotto l'arcata. Qui ho i miei pennelli fidatissimi e quindi andrò sotto l'arcata con un pennello così e vado. Non abbiamo lo specchietto, quindi vado nel mio qua davanti. E anche all'angolo interno. Poi con il marroncino, quindi questo colore, pennello da sfumatura ampio, penso che utilizzerò quello di Lancôme, anche questo mio fidatissimo per sfumature alte e ampie, quindi vado a prendere appunto il marroncino. Ok, poi utilizzo questo colore opaco con un pennello sempre da sfumatura, però un pochino più stretto. Questo è il 217S di MAC e vado proprio al di sotto di questo marroncino, quindi qua. E vado sempre sulla piega, creo un po' di profondità. Riprendo nuovamente il pennello che ho utilizzato all'inizio e sfumo il tutto. Poi vado a creare il mio halo smoky, utilizzo questo rosso bellissimo. Vado a prendere un pennello sempre così,
non vi ho detto, anche quello che ho utilizzato sotto l'arcata è sempre il 234 di Gessap. Se ve lo dico e ve lo ripeto perché sono fantastici, se cercate pennelli low cost ottimi, vi consiglio assolutamente questi di Gessap. Ho fatto anche il video su questi pennelli, ve li lascio linkati giù nell'info box, quindi prelevo il rosso e vado proprio alle due estremità. Quindi al centro l'abbiamo lasciato libero, vado con questo colore shimmer, questo stupendo qua, con le dita assolutamente. Questo è il colore e quindi vado così. Poi al di sopra vado con questo colore a fianco. Solo sul al centro. Così. E prendo il pennello e cerco di unire un po' i colori. Così, li pulisco subitissimo. Adesso vado a fare la mia solita riga di eyeliner. Utilizzo questa Dior Waterproof che è la numero 584. No, aspettate, 594. Questa così che ha lo scovolino è marrone. Giro dalla parte dello scovolino e smorzo questa linea. Adesso vado a prendere però il colore che abbiamo qua, questo marrone scuro, con un pennello un po' non tanto grande. Anche così, questo è di MAC del 214, questo fatto proprio così, sottilissimo, quindi vado con appunto il colore così scuro e vado proprio qua a fissare la matita un po' e a scurire questa zona. Adesso intensifico un po' perché lo voglio un pochino più scuro, quindi riprendo nuovamente il rosso e vado. Adesso la matita marrone la mettiamo anche nella rima interna e sporchiamo anche le ciglia, quindi prendo un pennello a penna. Questo è di Gessap ed è il numero 230 e vado a prendere questo colore qua e vado sotto le ciglia. Voilà, mascara time. Allora, vado a mettere il primer di Dior, sempre il solito. Questa volta applico questo mascara che è il Dior Show Ecstasy. Fatto così, nerissimo. Non è tra i miei mascara preferiti, ce l'ho, però non mi fa impazzire, diciamo, ecco così. No, scusate, prima il primer. Ecco qua, il trucco occhi è terminato così. Adesso finiamo di completare il tutto. Vado a prendere il blush. E utilizzo
dove l'ho messo il blush. Eccolo qua. Utilizzo questo di MAC che si chiama Love Think ed è questo colore bellissimo. Vado con un pennello duo fibre, utilizzo questo di Wacom, l'F102, così. Bello, mi piace tantissimo questo blush. Poi, come illuminante, vado a prendere la palettina degli illuminanti della linea Dior Backstage e vado a prendere questo qua. Questo color champagne e lo prendo con il pennello di... Perché non trovo niente. Eccolo qua. La 23 di Anastasia Beverly Hills. Proprio bello. Si vada a rimuovere il gloss. E ne metto un pelino anche qua. Allora, come rossetto ho deciso di applicare alla fine. Potrei utilizzare o la palettina di labbra appunto di Dior. Vi faccio vedere magari due look utilizzando questa e il secondo invece vado a realizzarlo con il nuovo rossetto Dior Addict, questi Stellar Shine. Io ho preso la colorazione 673, che è questo colore stupendo che adesso vado a farvi vedere, questo qua, che è proprio un colore bellissimo. Ho anche abbinato lo smalto, che è il numero 539. Ve lo faccio vedere, si chiama Lucky Dior, questo qua, bellissimo, bellissimo rosso, molto molto estivo. Quindi però voglio andare a farvi vedere anche un look semplicissimo naturale con la palettina appunto di Dior. Vado a fare un leggero contorno con la matita e poi riempio. Quindi il primo look lo facciamo con labbra piuttosto naturali. Vado a fare il contorno con la 573 di Dior e subito dopo applichiamo questa cialdina. O facciamo qualche mix, adesso vediamo un pochino. Prendo questo pennellino di Diego Dalla Palma e vado a prendere questa cialdina qua. Poi faccio un mix, io faccio questi intrugli qua escono fuori dei rossetti magnifici. Ecco qua, quindi il primissimo look l'abbiamo fatto con labbra naturali,
luminose. Io adesso però vado a pulirmi qua, che sennò faccio un disastro. Ecco qua, quindi questo è il primo look con labbra molto molto naturali. Passiamo quindi al secondo look, quindi labbra più tendenti al rosso, quindi più luminose. Vado a prendere la matita sempre di Dior, questa è la numero 999, quindi classico rosso. Vado a fare il contorno e riempio leggermente. E poi vado ad applicare subito sopra il rossetto, che appunto abbiamo detto è il 673 Dior Charm, questo dei nuovi Dior Addict Stellar Shine. Ecco qua, colore stupendo, profumo paradisiaco e texture favolosa. Insomma, questi Dior Addict sono tra i miei preferiti. Vi avevo fatto tempo fa anche un video su alcuni di quelli che possiedo e se lo ritrovo ve lo lascio sempre qua giù nell'info box. Bellissimo, stupendo e credo che lascerò proprio questo per uscire. E quindi questo è appunto il mio look terminato per questo video dove ho utilizzato appunto la nuova palette Dior Backstage, la Amber Neutral. A mio avviso una palette fantastica, io ne possiedo anche un'altra, Occhi, è uscita diciamo con il primo lancio ed è questa qua, ed è la numero 002, questa qua, fantastica anche lei, la uso molto per tutti i giorni, una palette sicuramente, sono palette da utilizzare veramente in qualsiasi occasione, riuscite a fare un trucco anche piuttosto veloce. Io adesso, come al solito, qua ci metto davvero tanto, ma perché ci tengo a farvi vedere un po' tutti i passaggi e mi fa piacere farvi vedere i prodotti bene all'opera. Quindi adesso io vi lascio, vi mando un bacione, grazie per aver visto tutto il video e se vi va, vi aspetto al prossimo. Ciao!